Qui, prego, avvicinati. È un'occasione veramente, l'avevamo organizzata già per il 25 novembre, che come ben sappiamo tutti è la giornata contro la violenza sulle donne. Ovviamente per ragioni ovvie che conosciamo tutti, per motivi di Covid l'abbiamo posticipata e quindi ci ritroviamo oggi qui. Torniamo un attimo indietro però al 25 novembre, la giornata che è stata istituita, e quindi un giorno simbolico che però si estende durante tutto l'anno, perché non dobbiamo lottare contro la violenza sulle donne solo il 25 novembre, dobbiamo lottare tutti i giorni, quindi mettendo a punto tutte le risorse che abbiamo a disposizione, tutto ciò che è necessario per evitare queste situazioni. Il femminicidio sappiamo benissimo che, soprattutto negli ultimi anni, nonostante insomma i continui interventi anche da parte della legislativi, da parte delle autorità giurisdizionali, è sempre più restrittivi, però purtroppo, come diceva il collega, i processi, le norme vanno rispettate e quindi a volte apparentemente comportano anche una dilazione dei tempi per avere un esito, un risultato. Però ciò che conta è affrontare con determinazione determinate situazioni, perché il femminicidio è diciamo, è un delitto molto molto grave, è un omicidio, però solo che commesso su una donna da parte di una persona legata dal punto di vista affettivo, è un femminicidio che comporta una notevole aggravante. Come tale deve comportare quelle che sono le conseguenze giuridiche che vanno applicate. Ovviamente una procedura più semplice da dire che da applicare, perché ci sono tantissime complicazioni, complicanze, come diceva prima il collega, e ovviamente da parte nostra come istituzioni siamo molto vicini, abbiamo anche in passato attivato altre iniziative per sensibilizzare tutti e per dare solidarietà soprattutto alle donne che si trovano in una situazione di vittimismo nell'ambito di una condizione familiare veramente molto molto particolare, che a volte è difficile anche uscire allo scoperto, perché io mi rendo conto e lo so anche con certezza che ci sono tantissime donne che subiscono, e a volte anche per un fatto di vergogna, un fatto di, perché viviamo nelle piccole comunità, non, forse nelle grandi città sicuramente è diverso, però come da noi nei piccoli paesi certamente c'è un po' di vergogna ad affrontare questa situazione, però dobbiamo uscire allo scoperto, dobbiamo affrontarle veramente, perché la dignità delle donne va difesa e va tutelata a tutti i livelli, a partendo proprio da queste iniziative di grande sensibilizzazione, e vedo anche una grande partecipazione di uomini. Mi complimento anche per la partecipazione, per la condivisione di questi momenti, e ovviamente vedere cittadini, la comunità di Oppido. Ringrazio anche le forze dell'ordine per la partecipazione qui. A questo evento significa che siamo tutti interessati a risolvere e a diciamo, manifestare solidarietà alle donne che si trovano in questa situazione. Quindi da parte mia e da parte delle istituzioni c'è tutta la massima collaborazione, e per stare vicini, insomma, per manifestare quello che è possibile fare nei limiti e nel rispetto delle regole che dobbiamo necessariamente osservare e rispettare. Bene, io ringrazio ancora tutti, in particolare oggi la presenza della commissaria pari opportunità della Regione Basilicata, è un simbolo, è un esempio veramente molto importante, che estende, diciamo, questo evento e anche la finalità a tutta la Regione Basilicata, perché da Oppido si diffonde un po' dappertutto, ringrazio veramente tutti per questa bellissima partecipazione. Noi siamo a completa disposizione, e grazie a lei. e alla prossima. Grazie, grazie a lei. Grazie.